È tutto pronto per la 12ª edizione dell'estate musicale dianese, si inizia il 4 luglio e si spazia dalla lirica ai Pink Floyd. Sì, assolutamente, siamo alla 12ª edizione e quindi cominciamo già a essere adolescenti e quindi siamo veramente onorati di poter anche quest'anno aver potuto incrementare il numero degli spettacoli riportandoli a 8 e poi imperniati sulla multidisciplinarietà dei generi, che quindi ha pagato tanto nelle 11 manifestazioni, nelle 11 edizioni precedenti, portando persone amanti di vari generi musicali, ma anche persone che per la prima volta si accostavano a un genere musicale per loro semi sconosciuto, ed è stato un grande risultato per noi. Quali sono le novità di quest'anno? Ma le novità sono molteplici, a parte il concerto iniziale che è istituzionale con una delle più prestigiose compagini delle forze armate italiane, che già avevamo iniziato la Marina appunto militare del Presidio Nord, avevamo iniziato il rapporto già prima anti-Covid, purtroppo c'è stato per la tragedia che ha coinvolto tutta l'umanità e che abbiamo voluto con forza riproporre. E quindi sarà certamente un concerto istituzionale, ma anche estremamente significativo, anche dal punto di vista emotivo, per ritornare e conclamare magari un ritorno alla normalità. Poi abbiamo assolutamente novità per l'omaggio al Festival di Sanremo, che ha celebrato i 70 anni recentemente, e poi comunque tutto quello che noi facciamo e non è diciamo ripetitivo rispetto ad altre manifestazioni, ma cerchiamo sempre di dare una nostra connotazione personale. Tra tutte potrei citare quest'anno l'ultimo spettacolo di Andrea Sinfonico con videoproiezioni e attore, che è uno spettacolo certamente inusuale e non di quelli che costantemente vengono così regalati e per il grandissimo cantautore. Riproponiamo dopo 4 anni, mi sembra, l'omaggio al grandissimo Ennio Morricone in una formula ancora diversa, e tengo a sottolineare che tutti i nostri concerti vengono accompagnati da orchestre e quindi con un dispiego anche di lavoro, di persone, di artisti, sempre molto molto impegnativo e complesso. Sì, direi che ormai è diventato un pilastro fondamentale del palinsesto delle nostre manifestazioni, questo festival. Abbiamo dato fiducia e credito fin da sempre, ormai sono 12 anni che le amministrazioni dianesi credono in questo progetto musicale, non soltanto musicale, artistico e culturale, e anche noi già dall'anno scorso, che è stato il primo anno di amministrazione, abbiamo puntato ancora sull'estate musicale dianese, che effettivamente in questi anni ha portato tanti nomi di grande prestigio nazionale e internazionale a Diano Marina, e quindi noi siamo onorati di poter ospitare questi personaggi, questi eventi che in qualche modo danno un'offerta turistica anche importante, culturale, elevata, che qui Diano Marina non può certamente fare a meno. Tutto questo avviene in un contesto fantastico, pittoresco, che è il parco di Villa Scarsella, e credo che tutto questo in qualche modo aiuti a offrire delle serate particolari per la nostra città, per i nostri turisti, ma anche per i nostri cittadini.